Il problema, vede, qui siamo arrivati alla resa dei conti, perché qui l'Europa funziona con una simmetria, ha un pilota automatico dell'economia che è stata esautorata dopo l'unificazione tedesca, 80 milioni di tedeschi in Europa non sono compatibili con lo sviluppo democratico dell'Europa. E naturalmente hanno occupato completamente la direzione politica dell'economia, che va di per sé con un pilota automatico che è la BCE, dove gli americani cercano di fare qualcosa, ma con scarso successo. Adesso anche il cambiamento che ha la Grecia verso Putin, ha impensierito gli americani, che credo che, io penso che si arriverà a un default della Grecia nell'euro, che è quello che vogliono i tedeschi, così si ripianano le loro banche, eccetera. Il problema però è che cos'è? Che questa asimmetria rispetto al pilota automatico, che è l'ideologia monetarista appunto, di Draghi, che vuole anche un ministero unico del tesoro, poi c'è non un pilota automatico, ma ci sono tutte quelle cose che giustamente ha ricordato Andrea adesso, che sono gli egoismi nazionali. I legami storici nazionali, il blocco tedesco-teutonico, la Francia completamente isolata nel suo grande disegno imperiale che io ammiro, ho insegnato anni all'École des Hautes Études e non posso ricordarmi la grande civiltà francese, ma che vedo decadere. E poi dopo c'è l'Europa del Sud, che è una formazione economico-sociale completamente diversa. E questo è emerso adesso su questa questione degli immigrati e emergerà con l'ISIS. Che cosa rimarrà? Rimarrà che gli Stati Uniti, nel loro ripiegamento, si rivolgeranno all'unica potenza di cui fondamentalmente si fidano, perché l'hanno fatta loro, anche poi dopo che, diciamo, l'ordoliberalismo se gli è scappato di mano, e affideranno alla Germania, e qui si aprirà un profondo conflitto con la Francia, la leadership militare dell'Europa. Gut mit uns. E allora lì saranno profonde difficoltà. L'Italia può avere un ruolo importante, un'alleanza italo-francese, e io spero, perché se l'Inghilterra va via dall'Europa, i tedeschi faranno la quarta guerra mondiale in economia, la terza guerra mondiale militare, la quarta. Quindi bisogna assolutamente evitare e cambiare la politica economica europea, perché se no non abbiamo neanche i soldi per le armi. Combatteremo contro l'ISIS a mani vuote. Gumpel sulla lettura di però telegrafico sull'analisi del professor Sapelli. Condivido 0.0, evidente, perché non posso seguire questi deliri. Scusate, per me è un Deliri delirio. no, ma scusi figliolo, come si permette? Ma abbia pazienza, Sì, ma io ho la pazienza, non si permetta più, allora, non le consento, io ho non si avuto la permetta, pazienza di taccia, ascoltarlo, vabbè, però magari no, non si permetta, io ho avuto la non si pazienza di permetta che ascoltare il non metta il complottismo suo elmo al da quarto vichingo, grado non si permetta, e lei non si permetta di interrompermi ma continuamente, non si mostri un po' di permetta buona di dare educazione. deliri. Allora, Allora non vuole mostrare buona no, educazione? vabbè, lega qualche io però libro, avevo scusi. detto che era una. Lega qualche libro che è meglio. Sì, lega Facciamo, qualche professor libro, Sapelli, va facciamo così, bene. facciamo No, non ho velocemente, no. interesse di discutere su questi deliri complottisti, scusate, Ma che questa è la verità. complottismo? Però non era Allora, la complottismo. verità è un'altra, che Non era l'Europa. complottismo. Non Ma come potete si togliere permette? l'audio, Ma non non mi avete potete ancora togliere vinto la l'audio. guerra. No, non si può togliere Non l'audio. mi si può Allora, togliere no, l'audio non un si può togliere attimo? l'audio, però dobbiamo andare in pubblicità. Va Allora, poi bene, dopo si può replica dopo. togliere. Dopo la Non si può fare pubblicità la mi fanno guerra, tutti i segni. Ma come ti permetti?